Amici telespettatori, buonasera, ci siamo, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo, una puntata in cui vogliamo parlare di sviluppo del territorio, di problematiche occupazionali e non solo, con riferimento prevalente ma non esclusivo alla questione Ilva. Siamo qui nella splendida tenuta Montefusco, questa masseria che risale al 1800, riattata, una masseria che ora è un ristorante e una location ideale per eventi di ogni genere, ma ne parleremo in seguito. Dicevo, una puntata in cui vogliamo parlare soprattutto di Ilva, e allora andiamo subito a salutare i nostri ospiti, a cominciare da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'Unione Sindacale di Base, USB. A seguire abbiamo Giuseppe Romano, che è il segretario generale appunto della FIOM CGL. Buonasera. E poi, in rappresentanza della FIM CISL, Biagio Prisciano, che è appunto coordinatore di fabbrica. Buonasera a tutti. Stiamo cercando così periodicamente di monitorare le vicende Ilva. Siamo partiti subito dopo, così ai primi di settembre, con l'assegnazione ad ArcelorMittal, e ci siamo domandati, proprio c'era Rizzo in una delle scorse puntate, si diceva: ma come saranno i rapporti con ArcelorMittal? Si era appena insediato, non lo si poteva giudicare, ma così, a distanza di circa 2-3 mesi, possiamo già tracciare un primo bilancio, seppur molto parziale. E poi, Rizzo, tutta questo can-can che si è aperto intorno alla situazione di chi è andato in cassa integrazione, chi è stato assunto, tante polemiche, contestazioni sui criteri e quant'altro. Come è la temperatura, il termometro con ArcelorMittal? Se devo dare un giudizio, del primo periodo di ArcelorMittal, in questo momento, quindi non posso dare un giudizio positivo, visto che la prima prova, che era quella della scelta del personale tramite l'applicazione dei criteri previsti per legge, quindi sono emerse una serie di anomalie che non sono sfuggite e che sono state tra l'altro oggetto anche di discussione al Ministero. Con ArcelorMittal, che tra l'altro ha preso l'impegno di risistemare le varie anomalie sulla questione dei criteri di legge, applicazione. Poi ci sono anomalie di carattere politico, e su quello pure qua abbiamo il fronte aperto. Per quanto ci riguarda daremo battaglia, perché casi come le pulizie, noi non abbiamo concordato in 20 mesi di trattativa le terzializzazioni delle attività. Però Ilva ha fatto una scelta politica, tra l'altro, azzerando di fatto gli addetti alle pulizie civili, alle pulizie industriali, lavoratori dell'area 12, alcune attività all'interno delle officine, attività che per la stragrande maggioranza vengono affidate a terzi. Questo, come dire, non è stato concordato. Tra l'altro, mi sembra quasi la ricerca di un abbattimento dei costi, perché come nel caso delle pulizie, se tu metti fuori il lavoratore Ilva che faceva quell'attività e poi lo sostituisci con un lavoratore dell'appalto che lavora 3 ore, 4 ore, è chiaro che la dinamica che tu stai alimentando è una dinamica basata sull'abbattimento dei costi. Non va bene. Non va bene perché ArcelorMittal, l'impegno che ha su Taranto è quello di uscire i soldi, rimettere in condizione quello stabilimento di lavorare in sicurezza e con un impatto ambientale accettabile, se è possibile sempre, e poi eventualmente, come dire, fare le scelte industriali. Qui mi sembra che inizialmente la logica sia: riduciamo al minimo i costi, alziamo la produzione per rendere, come dire, produttivo quello stabilimento. Non è quello che abbiamo sotto. Allora, Rizzo, mi incuriosisce questo fatto, ma si sta tentando un dialogo tra le forze sindacali e ArcelorMittal? Perché ho visto nella conferenza stampa di presentazione della rappresentanza di ArcelorMittal veniva magnificata una volontà di dialogare, di confrontarsi. Vogliono apparire un po' come, vogliono far apparire la realtà industriale come un Eldorado, un po' come faceva il sistema Ilva, il sistema Riva. Come dialogo ci sono dei tentativi, un minimo di rapporto?
Io lo dicevo prima, noi abbiamo, credo, personalmente io più volte mi sono prodigato a dare un consiglio ai dirigenti di ArcelorMittal. Questi vengono a Taranto, non ci conoscono. Diciamo che abbiamo suggerito di ascoltare meno certi personaggi che sono molto legati al passato. E che magari vogliono rifarsi una verginità. Siccome sono stati allevati in una certa maniera, il loro modo di gestire è quello, lo conosciamo, perché è gente incapace di gestire in situazioni di normalità. La paura era a un certo punto che tu arrivi, nuova società, ti affidi a questi quattro caicchi, perché così è l'unico termine come di bonario che mi viene per poterli definire, e a un certo punto che cosa succede? Succede che riproponi lo stesso modello che avevi in precedenza con i Riva. Anzi, c'è un tentativo goffo di riproporre lo stesso modello. Il problema è la responsabilità di ArcelorMittal, dove stanno? Noi abbiamo suggerito, attenzione, guardate che sto meccanismo a Taranto fallito, cioè non funziona. Poi non siamo lavoratori che hanno 20 anni. Ma non ci sono uomini tarantini in rappresentanza di ArcelorMittal? Cioè i rappresentanti sono tutti io parlo di quelli, di tanti, non tutti fortunatamente, di tanti capi, gestori di impianti che comunque secondo me non andavano manco riconfermati, andavano cacciati fuori a calci nel culo, anche perché tanti di questi, scusa se lo voglio ricordare, è gente che è imputata, indagata, addirittura in alcuni casi già condannati per reati di carattere ambientale, su violazione del testo unico della sicurezza. E quando tu arrivi e sbagli l'entrata, perché loro possono raccontare quello che vogliono, però quando loro ci dicono abbiamo applicato i criteri di legge, però noi in realtà scopriamo che sono stati i capi a decidere, sono stati questi personaggi, allora è chiaro che tu in alcune zone dello stabilimento, è capitato nelle officine, come è capitato in alcune zone delle acciaierie, tu hai avuto delle scelte che sono state, come dire, non basate sull'applicazione dei criteri di legge, ma scelte di simpatia. Ecco, mo, al di là dei soliti noti, e qualcuno che si fa anche erroneamente pubblicità dicendo che è stato, come dire, messo fuori, ma poi nell'Ilva non ha mai fatto numero dal punto di vista della sicurezza, della battaglia. Ci sono grandi lavoratori che non conosce nessuno. Io oggi in un'altra trasmissione ho nominato Emanuele Palmisano, ma come tantissimi lavoratori che ci stanno entrando nella città, che l'unica colpa che hanno a un certo punto è quella di aver preso sempre posizione rispetto ai problemi di sicurezza, aver messo prima il problema dell'ambiente, della sicurezza, prima anche davanti, come dire, no, alla questione della produzione. E oggi, io lo dico con certezza, pagano il fatto che qualche capo si è tolto la spina. Questa è la verità. E la colpa di ArcelorMittal è che ha consentito a questi personaggi di fare questa operazione. Ok. E allora Giuseppe Romano, segretario generale della FIOM CGIL. Intanto il suo giudizio su questi primi mesi di ArcelorMittal, ma vorrei anche parlare di sicurezza sul posto di lavoro, nel senso che già prima dell'arrivo di ArcelorMittal, lo abbiamo sottolineato in molte circostanze, ricorderà anche lei Rizzo, abbiamo denunciato uno stabilimento che letteralmente crollava a pezzi, perché si parla ovviamente di sicurezza ambientale, quella esterna, ed è sacrosanto, è una battaglia da fare senza se e senza ma non dimentichiamoci della sicurezza all'interno, di chi ci lavora, no? Perché poi non è che per pensare a ciò che accade fuori si trascura ciò che accade ciò che avviene dentro, e poi ovviamente non auguriamoci mai di dover piangere l'ennesimo morto sul posto di lavoro. Allora, Romano, un po' il rapporto, così le sue impressioni su questo rapporto con la nuova proprietà, e poi la tematica della sicurezza. Diciamo che il giudizio è al momento assolutamente sospeso, nel senso che siamo in piena transizione che non è ancora terminata. Vorrei ricordare che siamo ancora ad oggi impegnati fino alla fine dell'anno, appunto nel passaggio definitivo di tutti i lavoratori che sono stati individuati a partire dal 1° novembre, sono attualmente sotto la forma del distacco comando, appunto al comando di ArcelorMittal, ma sono a tutti gli effetti ancora dipendenti di Ilva ENS. Quindi questo è un processo che terminerà verosimilmente alla fine dell'anno.
che paga lo scotto del fatto appunto della traduzione dall'accordo politico fatto al Ministero il 6 settembre nell'accordo gestionale vero e proprio che si sta determinando in queste settimane. E diciamo che il passaggio non è stato semplice perché è stato fatto in maniera confusionale, veniva detto prima appunto dal collega. Noi abbiamo più volte ribadito e denunciato determinate situazioni non molto chiare nella scelta del personale, o quantomeno non è stata omogenea la scelta del personale, nel senso che in un reparto si è proceduto ad esempio con la professionalità più alta, in altri scegliendo la professionalità più bassa, poi i carichi familiari è un meccanismo che francamente non si è capito come è stato appunto gestito e concepito, ma diciamo sapevamo che non era semplice. La nuova proprietà ha solamente fatto un'operazione di, fatemela dire così, di presentazione pubblicitaria, una fitta campagna di comunicazione anche sui social, che è sui giornali, perfetto. Quando parlo di fitta campagna di comunicazione mi riferisco proprio a quello, cioè il fatto che si è presentato in maniera massiccia e diretta, spiegando che io sono il numero uno al mondo e adesso qui le cose cambieranno. In realtà, vengo alla seconda parte della domanda, le cose cambiano, ma cambiano molto lentamente, almeno in queste prime settimane, perché la cura da cavallo che bisognava fare a quello stabilimento in termini di ammodernamento impianto, di manutenzione ordinaria e straordinaria, è evidente che ha bisogno di un arco temporale abbastanza lungo, quindi ancora ad oggi non riusciamo a vedere le migliorie necessarie che ci possono far stare tranquilli, e inizierà a breve, credo ad inizio anno, poi tutta la fase di appunto di messa diciamo a norma degli impianti e di tutto quello che potrà determinare anche la sfera del mondo degli appalti, cioè come saranno gestiti e che tipo di strategia la nuova proprietà vorrà adottare rispetto ad operazioni che in un primo momento stiamo registrando come esternalizzazione, lo diceva prima Franco, però poi bisognerà capire a lungo e medio termine che tipo di operazione vorrà fare la nuova proprietà, la multinazionale, che ricordo bene è una multinazionale e ha cominciato a spiegare anche che come tale ragiona. Mi riferisco, faccio l'esempio degli appalti, in un diciamo, incontro avuto con Confindustria, la multinazionale, Matthew Gell, l'amministratore delegato, ha in esplicito detto che ArcelorMittal aprirà anche agli imprenditori locali, aprirà anche gli stabilimenti europei, quindi ragioniamo proprio in una dimensione da multinazionale con una sorta di processo osmotico, ma questo vale anche al contrario, vorrà dire che ci saranno imprese che già operano negli stabilimenti della multinazionale in Europa che potranno, visto la legge di mercato, arrivare anche qui a lavorare a Taranto. Quindi bisognerà stare molto attenti, chiaramente tenendo sotto osservazione diciamo, i lavoratori attualmente e che sono usciti dell'appalto locale. Abbiamo parlato, abbiamo fatto così cenno al discorso della campagna di comunicazione. Io dico, per carità, un'azienda è libera di comunicare, di esprimere le proprie posizioni, e qui si potrebbe aprire tutto un fronte. Sicuramente avrete seguito la bagarre derivante dall'intervento del governatore di Puglia Emiliano. Io dico una cosa, che ferma restando la purezza, l'imparzialità, la volontà e la voglia di essere liberi da parte dei giornalisti, mi rendo conto che nel momento in cui un editore fa un accordo con ArcelorMittal e ArcelorMittal compra pagine su quel giornale,
ripeto, pur sforzandosi al massimo e mettendo al primo posto il carattere, l'essere integerrimo da parte di ogni giornalista, di fatto però non sarà mai facile per il giornalista esprimersi liberamente, perché un bel giorno verrà l'editore, ti chiamerà e dirà: amico, vuoi lo stipendio a fine mese? E allora cerca di adeguarti alla linea editoriale. Noi abbiamo delle spese, dei costi, e per mantenere gli stipendi, per mantenere voi dipendenti, soprattutto in momenti di crisi, quella pubblicità è importante. Nel momento in cui voi andate a pungere ArcelorMittal, ArcelorMittal in piena libertà potrebbe chiudere i rubinetti, potrebbe dire: non mi va più di fare pubblicità sulla tua testata. E succederebbe quello che è successo in tante occasioni con giornali, televisioni che chiudono. Per cui, ripeto, mi rendo conto che è molto facile poi manipolare, tra virgolette, l'informazione, o cercare di manipolare l'informazione attraverso delle forme di comunicazione più o meno subdole, perché è un condizionamento inevitabile. Ripeto, io sono giornalista e capisco, l'ho patito in prima persona da dipendente, ora ho un'impresa di comunicazione, una mia realtà televisiva autonoma e quindi non devo chiedere il permesso all'editore, però mi rendo conto che molte volte, come si suol dire a Taranto, si è costretti, attacca il ciuccio dove vuole il padrone. Anche su questo mi piacerebbe sentire il suo pensiero. Bah, diciamo che la questione praticamente della pubblicità, ecco, in questo caso, che vorrebbe costruire ArcelorMittal, partiamo da un presupposto che a Taranto chiaramente abbiamo una condizione, c'è uno stabilimento che è due volte e mezzo la città, insomma, più grande. Non stiamo parlando di una fabbrica di 1000 dipendenti, ma parliamo di una fabbrica, insomma, con un certo numero di dipendenti. La prima cosa che mi verrebbe in mente in questo momento è qualcosa che ovviamente si inizia a toccare con mano, è la copertura dei parchi minerali, copertura, anticipo della copertura dei parchi minerali, che il sindacato ha voluto fortemente, che è stato oggetto anche ovviamente nei confronti che abbiamo avuto col governo, e che fra l'altro non dimentichiamo che questo sindacato ha ovviamente inviato anche quelle che sono state le osservazioni presso il Ministero dell'Ambiente. È chiaro che bisogna rimarcare fortemente che quando si accusa il sindacato di aver solo pensato all'occupazione e alla tenuta ovviamente dei posti di lavoro, questo lo smentisco categoricamente, perché il sindacato ha messo in primis l'ambiente, la salute e la tenuta dell'occupazione. Mittal ha un, come devo dire, noi siamo in cammino. Io, seguendo chiaramente quelli che sono stati gli interventi dei colleghi, noi abbiamo un lavoro non semplice in quella fabbrica, perché se qualcuno pensa che il tutto doveva procedere a filo di orologio, molto probabilmente qualcosa è sfuggito. Ebbene, proprio dove le cose sono sfuggite, noi abbiamo il compito di intervenire, e di intervenire con fermezza, cosa che stiamo facendo, e che credo poco conta la pubblicità se poi alla pubblicità non conseguono i fatti. E i fatti sono che in una fabbrica come l'Ilva automaticamente devi ambientalizzare la fabbrica, devi fare un serio processo di operazioni in termini di manutenzione ordinarie e straordinarie, e fra l'altro non bisogna dimenticare anche la questione della sicurezza. Quindi, siccome che io quando poi ascolto le persone, e le persone che diffidano, non è che li puoi dare tanto torto alle persone, perché chiaramente Mittal dovrà far vedere con i fatti effettivamente che deve ambientalizzare la fabbrica, e non è un caso che nell'accordo sindacale abbiamo voluto che fosse parte integra il piano industriale e il piano ambientale, ma diciamo pure che ovviamente non solo pensiamo alle persone che giustamente non si devono ammalare, ma come dicevi Luigi in primis, anche alle persone che vivono all'interno di quella fabbrica. E allora, ora ce ne andiamo in pubblicità, un paio di minuti, e poi vorrei prendere un altro tema, quello proprio delle tecniche di produzione, perché Rizzo, vedo che spesso si parla anche a vanvera da parte di chi
non conosce neanche lo stabilimento. Tante ipotesi così sul tappeto: decarbonizzazione, l'impiego dell'idrogeno. Molti si inventano ingegneri e tuttologi, ma ne parleremo subito dopo gli obblighi pubblicitari. Bene, rieccoci, seconda parte di Polifemo. Siamo qui nella splendida tenuta Montefusco, una location ideale per i vostri eventi, incontri, matrimoni e quant'altro, ma non dimentichiamo le offerte, la splendida cucina che è il divertimento che Tenuta Montefusco assicura per gli eventi di queste festività natalizie. Penso al Natale, penso al Capodanno, ma lo scopriremo nel corso di queste puntate. Riprendiamo il nostro tema. E allora, Rizzo, dicevo prima della interruzione pubblicitaria, si parla delle alternative relative appunto alla produzione. Si è parlato di decarbonizzazione, ora è emersa anche l'ipotesi idrogeno. Lei che è un tecnico, cosa ci dice? Io sono più che un tecnico, sono addetto ai lavori, operatore della pulizia industriale. Quindi. Vabbè, comunque, voglio dire, i meccanismi, le dinamiche dico produttive due cose. Le conosci. Dico che oggi se uno ci mette i soldi, prova ne sono le industrie giapponesi e le industrie coreane, che sono di ultima generazione, puoi avere un minor impatto ambientale, quindi puoi far convivere stabilimenti di grosse dimensioni nelle vicinanze delle città. E quindi c'è la possibilità di, ma ci vorrebbe, come dire, risorse, progetto e la volontà di fare questo tipo di operazioni. A me sembra che non ci sia nessuno dei tre elementi. Nel caso di ArcelorMittal, credo che non sia un delitto dire che in tutte le discussioni che abbiamo fatto, ArcelorMittal, tranne alcune generiche accenni al fatto che ipotetici studi in proiezione futura, ha sempre ribadito che per lei la produzione di acciaio si fa in questa maniera, cioè come la fa oggi Ilva, quindi a carbone, che voglio ribadire, purtroppo è in questo momento, come dire, uno dei problemi che noi a Taranto abbiamo, perché la produzione a carbone ha un impatto ambientale pesantissimo. Emiliano parla di decarbonizzazione. Decarbonizzazione vuol dire tante cose. Diciamo, io mi limito a dire che ci sono possibilità di produrre acciaio in maniera molto meno inquinante rispetto a quella che oggi abbiamo in Ilva. Però, te l'ho detto prima, ci vogliono quei famosi tre elementi e ad oggi, come dire, non mi pare che ci sia nessuno di questi tre elementi sul tavolo, sul piatto. Poi, per quanto riguarda i cambiamenti, che diceva Peppe prima, io riconfermo quanto ha detto Peppino, cioè là c'è un problema oggi. Noi ci aspettavamo che arrivando a ArcelorMittal la prima operazione fosse stata quella di incominciare, come dire, a spendere soldi per rimettere su questi impianti. Questa operazione, come dire, va molto molto a rilento. Io sono preoccupato da un fatto, lo dicevo oggi sempre in un'altra trasmissione: se io firmo un accordo e mi impegno a rilanciare uno stabilimento che comunque non era in condizioni positive, quindi io facevo l'esempio oggi dell'albergo, no? Io acquisto un albergo che sta crollando, la prima operazione che io dovrei fare è quello di ristrutturare quell'albergo e renderlo, no? Per poterlo rilanciare. E oggi però, dato di fatto, poi magari veniamo smentiti nelle prossime ore, però la vedo complicata. Però oggi le cose certe sono: uno, ArcelorMittal arriva, prima ancora di mettere mano sugli impianti e di ripristinare gli impianti, quindi di metterli in una condizione migliore rispetto a quella precedente, effettua già i primi tagli come sulle unità produttive da inserire sugli impianti di produzione. Questo è un dato di fatto. Nelle acciaierie noi di fatto stiamo marciando con due forni, col personale di un solo forno. Sta creando questa situazione uno stato di stress
pesante sui lavoratori. E anche qua apro e chiudo parentesi. L'altro degli impegni era quello di rispettare le leggi. Secondo me, come dire, con questo modo di fare si rischia di andare in deroga al testo unico. Tanto poi c'è l'immunità. Su questo però precisiamo, c'è l'immunità, apro e chiudo parentesi, l'immunità però ha un perimetro di riferimento, che sono quelle delle attività AIA, cioè lo specifico, non è che se un lavoratore durante le fasi di produzione, se si fa male, speriamo di no, ma se si fa male ArcelorMittal non è imputabile, certo. Sulle attività inerenti le questioni AIA, però anche qua lo ribadisco l'ennesima volta, il sindacato è stato tante volte accusato di non aver fatto nulla, il sindacato ha preso posizione, è quello che abbiamo potuto fare durante gli incontri, abbiamo detto chiaramente che eravamo contro l'immunità penale. Io ricordo che unitariamente l'abbiamo detto pure all'ultimo incontro, abbiamo parlato di anche una questione di carattere morale legata all'immunità penale a Taranto dopo tutto quello che era successo, e però lì non è una decisione che prendiamo noi, lì c'è un Parlamento che legifera e che ha deciso di lasciare in piedi l'immunità penale, anzi. Anche perché sennò ArcelorMittal non se la sarebbe prisa, semplice. Cioè, a coloro che dicono i 5 Stelle, se, io lo dico, poi avranno avuto le loro ragioni che saranno dentro i tecnicismi del contratto, dentro gli accordi che avevano fatto, io adesso non lo so perché non sono un tecnico, però è chiaro che a un certo punto se uno voleva quasi spaccare il fronte sulla questione Ilva, poteva ritirare il decreto sull'immunità penale, lì rimettere tutto in discussione perché probabilmente capitava quello che dicevi tu, lì ArcelorMittal come dire avrebbe fatto un ragionamento diverso, però il punto qual è? Lo diceva prima Peppe, siamo ancora in una fase in cui, sono passati 2 mesi, la prima operazione che hanno fatto a noi non piace e ci aspettavamo come dire molta più visibilità sulle altre questioni e invece ci troviamo come dire ad affrontare un nodo. Io poi sono spaventato anche per il futuro rispetto a quello che dicevamo prima sugli appalti, perché anche qua io non vorrei che si innesca un meccanismo da multinazionale in cui noi andiamo come dire a mettere nelle condizioni il cappio a collo alle imprese d'appalto e quindi che poi a loro volta andranno a scaricare sui lavoratori e generiamo un meccanismo per cui come dire si va a lavorare omettendo di fare sicurezza e quant'altro. Io spero di sbagliarmi, però Biagio diceva dopo la pubblicità i fatti, noi vogliamo i fatti, perché noi l'accordo abbiamo firmato in buona fede, però adesso ArcelorMittal deve capire che viene qua a Taranto non a conquistare la città, deve venire qua e deve rispettare i cittadini e i lavoratori, partendo dal fatto che i cittadini sono anche lavoratori di quella fabbrica, tanti cittadini. Giuseppe Pisciano, Giuseppe Romano, un salto. E qualcuno ha detto così provocatoriamente, ma non è che stiamo peggio di prima, nel senso che Mittal, visti anche certi precedenti in ambito ambientale e di rapporti con i lavoratori, con i dipendenti, non è che siamo in una condizione peggiore dei Riva, cioè non è che dobbiamo quasi rimpiangere che è tutto dire Riva, cioè è presto ancora per dirlo, però sì. Se ci sono, potrebbero esserci delle pericolose avvisaglie. Diciamo che prima di chiudere l'operazione e l'accordo con Mittal, come sindacato ci siamo un attimino un po' informati, siamo andati a verificare anche dai colleghi di altre nazionalità che tipo di approccio potesse avere Mittal nei confronti delle comunità locali, ma anche nei confronti dei rappresentanti dei lavoratori, ad esempio. Io ribadisco un concetto, ci ritroviamo in una situazione nella quale il numero uno al mondo in termini di produzione dell'acciaio, e non solo dal punto di vista di quantitativo ma anche di potenza economica che vanta, tra virgolette, dalle materie prime fino alla produzione anche di tutti i prodotti in tutta la scala a livello mondiale, è chiaro che si sente, diciamo, il numero uno appunto al mondo e vuole affermare la sua importanza e la sua, diciamo, rilevanza su tutto il pianeta. Nei confronti del sistema relazionale, sia per quanto riguarda le comunità che per quanto riguarda, diciamo, il sistema con le organizzazioni sindacali, è assolutamente presto per poter dare un primo giudizio,
ha la necessità di tenere tutto quanto più sotto controllo possibile, però ha anche la necessità Mittal di interloquire con la città e di dimostrare, non a caso prima parlavamo della massiccia campagna di comunicazione che è finalizzata in principal modo a questo, cioè a dare dal suo punto di vista un segno positivo. Noi in realtà il segno, torno un attimo anche al ragionamento che si faceva prima sulla possibilità di poter produrre in maniera diversa, anche durante tutta la, diciamo, la trattativa abbiamo insistito sulla necessità di puntare sull'innovazione tecnologica quale possibilità di tenere e di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. Da questo punto di vista Mittal ci ha spiegato che il ciclo integrale così come era stato concepito a Taranto per lei era fondamentale, ci ha anche spiegato che attraverso il suo centro di sviluppo e ricerca che dovrebbe, uso il condizionale perché al momento ancora non abbiamo tracce, ma è contenuto diciamo nell'accordo stesso, la costituzione del centro di sviluppo e ricerca appunto interno alla fabbrica di Taranto dovrebbe, tenendo conto della tecnologia in suo possesso, poter essere nelle condizioni di abbattere e ridurre drasticamente le emissioni inquinanti. È tutto da dimostrare, non ci ha dato. Noi abbiamo chiesto in particolar modo la possibilità di capire se si potesse andare nella direzione della produzione con forni elettrici. La tanta declamata decarbonizzazione è questa, cioè concettualmente la diminuzione dell'utilizzo del carbone nella produzione dell'acciaio, la dico proprio in maniera banale, che può avvenire diciamo in diversi modi, alcuni consolidati tipo l'utilizzo della pre-riduzione attraverso il gas, però anche qui c'è la necessità di avere quantità industriali di gas a bordo impianto, oppure anche altre possibilità che ad oggi però sono assolutamente in fase sperimentale. Quindi è tutto da dimostrare il fatto che tenendo così com'era il ciclo integrale ancora per produrre, si riesca aumentando la produzione così come contenuto nel piano industriale ed osservando tutto quello contenuto nel piano ambientale, si riesca realmente ad abbattere le emissioni. Questa è la vera scommessa che, come dire, dal punto di vista nostro come sindacato, tutto, nessuno escluso, non possiamo fare altro che confermare l'impegno per controllare, monitorare e denunciare ogni qualvolta qualcosa non vada nella direzione giusta. Okay. Biagio Prisciano, coordinatore di fabbrica per appunto la FIM CISL. E allora, il clima che si vive in fabbrica tra i lavoratori, lei come coordinatore di fabbrica sicuramente tocca con mano, sente, percepisce meglio di noi esterni questa realtà, e ho notato così forse anche questa situazione un po' molto difficile, forse di pressione, che ha diciamo così favorito una unità sindacale tra le varie sigle, magari tra l'una e l'altra ci possono essere anche così degli aspetti diversi, delle posizioni diverse, però poi alla fine si trova un comune sentire. Io ho sempre sostenuto e dichiarato che le organizzazioni sindacali possono avere diverse idee politiche, divergenze e quant'altro. Però quando ovviamente si tratta di affrontare, diciamo, un qualcosa come ILVA e quindi anche l'accordo sindacale, se vogliamo, il sindacato ha dato un grande senso di responsabilità, nel senso che si è compattato, ha affrontato questa trattativa in maniera unitaria e in maniera unitaria ha portato insomma l'accordo. Un accordo per la quale noi crediamo e dico anche per fortuna che l'abbiamo portato a casa. Se invece dovessimo ragionare su quelle che sono le sensazioni in fabbrica, le sensazioni in fabbrica ci sono da un lato le persone, magari Luigi,
che gli puoi dare la stretta di mano, gli puoi fare gli auguri per l'assunzione, ma colgo l'occasione anche di parlare un po', no, di quelle persone che sono in Ilva ENAES, al quale il sindacato ha un compito molto importante. Il primo è quello che ovviamente noi stiamo facendo, lo diceva prima a Giuseppe, l'ha detto anche Franco, quello sostanzialmente di dove sono state alcune situazioni anomale, stiamo intervenendo dai confronti sindacali che abbiamo avuto e abbiamo recuperato, diciamo, quasi 50 posizioni. Non è la fine, cioè nel senso che dobbiamo andare avanti, ma i lavoratori che sono in questo momento in Ilva ENAES, io credo che non dobbiamo farli sentire esclusi, Luigi, perché credo che questi lavoratori hanno dato tanto nella loro attività, nella loro vita ovviamente lavorativa. E penso che, e apro una parentesi, siamo stati ovviamente in regione, stiamo interloquendo con la regione affinché non solo si possa dare continuità all'avviso 4 e quindi rimettere in bando la possibilità di riqualificare, di aggiornare questi lavoratori, con magari utilizzarli anche in opere di pubblica utilità, perché questo ci serve. Io parto sempre da un presupposto, dico che gli ammortizzatori sociali devono esserci, ma gli ammortizzatori sociali non devono far ragionare la persona: tu sei in CIGS, ti lascio per 2 anni, per 3 anni, per 5 anni. No, noi dobbiamo alleviare il disagio economico di questi lavoratori. Si parla anche di un intervento, certo, della regione, certo, no? Una, certo, sorta di, dobbiamo trovare sistemi che ci mettano nelle condizioni non solo di alleviare il disagio economico di questi lavoratori, ma fra l'altro riqualificarli, dargli la possibilità chiaramente di assistere, mettere in campo dei corsi, vedere un attimo, utilizzare tutti gli strumenti che possiamo utilizzare al fine chiaramente anche dell'obiettivo. Però, di una preassunzione. Ecco, se facciamo un po', sfogliamo, no, il libro del tempo, le pagine del libro del tempo, sì, tra 5 anni, sì, facciamo finta, no, tempo massimo, sì, sarebbe possibile che questi rientrassero in fabbrica? A me sembra un po' una cosa teorica. L'accordo che abbiamo fatto parla chiarissimo. L'accordo che abbiamo fatto. Poi magari potrebbe intervenire lo Stato per altre soluzioni, per ma comunque che possa, salvaguardare ma che possa ma che possa intervenire lo Stato, sicuramente ben venga ed è una porta aperta. Però io ribadisco sempre la finalità dell'accordo, Luigi. Cioè l'accordo, il primo accordo fatto in Italia che dà ovviamente la cosiddetta clausola di salvaguardia. A fine piano rimarranno 100, ne rimarrà uno, ne rimarranno 1000. Di questi lavoratori, a questi lavoratori dovrà essere fatta una proposta di assunzione con gli stessi termini, con le stesse retribuzioni, con le stesse normative e quant'altro. Quindi assunti da ArcelorMittal. Ok. Prego, Rizzo. No. Riconfermando la bontà dell'accordo, che è il primo in Italia negli ultimi 20 anni, che comunque ha garantito tutti i lavoratori, perché non ce lo dimentichiamo, l'alternativa a quell'accordo era il contratto di calenda che prevedeva 8.000 lavoratori scarsi su 14.000 senza nessun tipo di vincolo. Un po' di preoccupazione da parte nostra sta emergendo anche rispetto, come dire, allo spirito con cui si è firmato quell'accordo. Cioè il sindacato, quando ha sottoscritto quell'accordo, quindi ha garantito le persone, lo ha fatto con lo spirito che gli 8.200 dipendenti che inizialmente venivano assunti a Taranto era il punto di partenza, e quindi il termine ultimo nel 2025, la logica era: man mano che io faccio le attività e alzo la produzione, richiamo i lavoratori. Ora il problema dov'è? È chiaro che noi adesso abbiamo un piccolo problema politico. Perché se tu incominci ad esternalizzare alcune attività, tu mi stai lanciando anche dei messaggi un poco strani. Perché in questo caso mi stai dicendo che alcune attività, tipo le pulizie industriali, che tu stai esternalizzando, quindi hai preso in blocco quei lavoratori, li hai messi fuori, a quei lavoratori sostanzialmente tu gli stai dicendo che ti terrò fuori fino al 2025.
Quindi quando io dico che si sta tradendo lo spirito dell'accordo da parte di ArcelorMittal e ribadisco il fatto che non avevamo concordato le terziarizzazioni, è proprio su questo. Cioè il sindacato ha sottoscritto quell'accordo, che è un accordo positivo, ma l'interpretazione di quell'accordo, che 8200 era il numero di partenza, man mano che le condizioni miglioravano, i lavoratori dovevano rientrare. Ad oggi si parte e dal mio punto di vista Mittal ha fatto già, come dire, il primo errore, perché ha dato una sensazione, come dire, di ragionare su il numero di 8.200 con un numero di inizio e fine accordo. E allora, ora dobbiamo andare in pubblicità, però devo dire che tra i tanti spot pubblicitari, proprio come messaggio, come impatto, mi ha colpito in particolare quello di EBJ Motors, concessionaria Seat, sita a Taranto in via Cesare Battisti 567 e ad Oria in via Strabone 6. Uno spot davvero futuristico, oserei dire, che ci presenta la nuova Seat Arona a un costo davvero accessibile di 14.500 euro. Non vi dico altro, però gustatevi questo spot perché così ci trasmette energia positiva e ci dà voglia di correre con MJ Motors, concessionario Seat, e con la nuova Seat Arona. Un motivo per andare in pubblicità. Papà dice preservativo, mamma dice pillola. Io dico sorpresa! Il punk dice anarchia, il pop dice muoviti. Io dico libertà. Lui dice questo, lei dice quello. Io dico Arona. Nuova Seat Arona. Fai di testa tua. Scoprila da 14.500 euro. Concessionaria Seat MJ Motors. A Taranto in via Cesare Battisti 567. Oria via Strabone 6. www.mjmotors.it. Bene, rieccoci, no, dovrei dire in studio, no, presso la tenuta Montefusco. E allora, abbiamo così fatto cenno all'inizio, Rizzo, questione appalti. Prego. Sugli appalti lo diceva Peppe prima, no? Noi abbiamo fatto una trattativa che all'interno, in questi 20 mesi di trattativa, tra l'altro, uno dei punti focali era come rilanciare anche l'economia locale. Quindi si partiva dal fatto che l'appalto Ilva, per lo più appalto storico con ditte che hanno solo attività all'interno di quella fabbrica, andava preservato, quindi la professionalità, le maestranze, ma le ditte locali in genere, che tra l'altro, come dire, dal nostro punto di vista è anche importante avere imprenditori locali che pagano le tasse sul territorio. Oggi come interpretare il discorso di Matthew Gell, che parla da un lato, dice sicurezza al primo posto, però fa anche un riferimento all'abbattimento dei costi, alla massimizzazione dei profitti. E questo ci spaventa perché già veniamo da una condizione in cui si è innescato un dumping contrattuale all'interno dell'appalto Ilva, che noi vorremmo, come dire, avesse fine, però è chiaro che sono meccanismi che si scatenano nel momento in cui c'è una corsa al massimo ribasso. Mi spaventa che cosa? Mi spaventa il fatto che Gell poi dice voi entrate a far parte del mondo di ArcelorMittal, quindi teoricamente le aziende locali potrebbero andare a fare attività per conto di ArcelorMittal in Belgio, in Francia, e non ci andranno mai, questo lo sappiamo, ma il problema sarebbe l'esatto contrario, cioè che aziende estere vengono qui a fare attività. No, lo dico perché tra l'altro anche rispetto alla questione che l'ex ministro Calenda sulla questione dei parchi minerari in pompa magna dichiarò no, sta partendo il cantiere dei parchi con la Cimolai e ci sarà lavoro per le aziende locali. Eppure qua, e noi abbiamo denunciato in prefettura tra l'altro e ai commissari Ilva che parecchie aziende locali stanno mollando quell'appalto, probabilmente perché sono soffocate da contatti che non sono come dire positivi, e stiamo notando che ci sono alcune aziende che non sono del territorio che stanno cominciando ad arrivare da fuori. Io vorrei evitare
che accadesse quello che è accaduto qualche anno fa, in cui addirittura arrivarono pure dei tester, io ricordo, a fare attività sulle batterie con lavoratori che non si capiva con quale contratto. Cioè, un meccanismo di questo tipo a noi non fa bene. Poi, nel corso della trattativa, io lo specifico e lo sottolineo sempre, l'idea era rilanciare in toto la questione della salute e dell'ambiente, facendo che cosa? Rimettendo in moto anche l'economia locale. L'economia locale la rimetti in moto se fai lavorare le aziende di appalto locali e non se costringi quelle aziende al massimo ribasso, perché devono competere con multinazionali che probabilmente, come dire, riescono a fare, ma anche perché applicano contratti diversi e quant'altro. Quindi questo è un tema molto caldo e delicato che andrà affrontato in maniera seria nei prossimi mesi. Romano, a questo proposito, quello relativo appunto al coinvolgimento delle imprese locali, su questo argomento vorrei sentire anche il suo parere. Prendo spunto da un intervento che ha fatto Confartigianato Taranto, faceva un discorso più ampio e diceva: qui stiamo parlando di tante belle cose, parliamo di contratto di sviluppo, contratto istituzionale di sviluppo, Di Maio per farsi perdonare la favola dell'Ilva chiusa ora vuol proporre una legge speciale per Taranto, che poi non sarebbe né più né meno quella già esistente, non sappiamo fino a che punto però messa, perché poi il problema è passare dalla teoria, dal mondo delle idee al mondo dei fatti. E sottolineava Confartigianato il segretario Paolillo, e diceva: qui a un certo punto per le imprese locali c'è davvero poco, e noi diventiamo, come dire, quasi ospiti in casa nostra. Allora, un sistema produttivo, anche quando si parla per esempio del discorso delle bonifiche, e anche qui le imprese locali non vengono coinvolte. E varie realtà del territorio, realtà produttive, organizzazioni di categoria si sono spese, sono intervenute su questo argomento. Sì, proverei a fare un doppio ragionamento. Il primo è: che tipo di modello di sviluppo si vuole avere in prospettiva? Nel senso, parliamo sempre, sentiamo parlare più che altro di valorizzazione delle risorse locali, di diversificazione rispetto alla monocultura dell'acciaio, che è una necessità che bisogna perseguire. Poi però, quando si arriva al dunque di mettere in campo, questo è un problema che riguarda il governo, i vari governi che si sono succeduti, ma anche, diciamo, le istituzioni locali, quando si arriva al momento dello strumento che si riesce a trovare, penso al contratto, al famoso CIS per intenderci, e dopodiché ci si ferma in attesa delle risorse vere e proprie e in attesa poi della partenza di tutti quei cantieri che sono stati individuati. Noi siamo fermi da quel punto di vista, devo dire, da quando è cambiato il governo, e siamo praticamente, ed è tutto bloccato. Cioè, bisogna però partire dal presupposto che dicevo prima: da quale modello di sviluppo vogliamo avere, che deve essere inevitabilmente un modello di sviluppo ecocompatibile e che deve essere dal punto di vista ambientale sostenibile. Quindi da questo punto di vista molto si può fare ancora, e però bisogna costruire i presupposti appunto per creare lo sviluppo anche a livello locale. Esempio, parlavamo prima dell'appalto ILVA, o si mette in moto un meccanismo per il quale vengono valorizzate, io dico in principal modo, le professionalità e tutti quei lavoratori che già ad oggi sono ancora fuori da quel ciclo. Vorrei ricordare che negli ultimi 5 anni, gli anni appunto della crisi dell'ILVA scoppiata nel 2012, abbiamo perso migliaia di posti di lavoro all'interno dell'appalto dell'ILVA in maniera trasversale per applicazione di contratto, e vorremmo che si recuperasse quantomeno nella auspicata ripartenza
delle manutenzioni e dei lavori da mettere in campo, quella forza lavoro, quantomeno dal punto di vista numerico, valorizzando chiaramente le esperienze e le professionalità anche delle imprese che hanno sempre operato e soprattutto dei lavoratori. Però ritorno al concetto del modello di sviluppo e della necessità che anche l'imprenditoria locale si faccia carico di appunto diversificare, di avere un'idea e di scommettere quei capitali, seppur minimi, che ancora ci sono. Biagio Prisciano, facciamo un po' l'agenda, diciamo, volevo usare un'espressione forte, così, i punti, le prossime battaglie ci sono in cantiere, sulla questione ILVA, sulla questione sicurezza, perché sicuramente dovrà esserci, ci sarà uno scadenzario, chiamiamolo così, di impegni, di interventi, rispetto ai quali voi come sindacato dovrete vigilare. Diciamo che il primo appuntamento credo che sia giorno 10 con la Regione, ovviamente per quanto riguarda la questione delle richieste, insomma, fatte già nel precedente incontro del 19. E vedremo ovviamente che cosa ne uscirà. La sicurezza credo che non sia in fase di aggiornamento, anche perché dico è stato sempre un punto cardine delle organizzazioni sindacali, e anche in questi giorni, ieri, oggi e domani, noi facciamo un'infinità di interventi in termini di sicurezza. E lo dimostrano non solo gli interventi delle nostre RLS che sono all'interno della fabbrica, ma lo dimostrano anche una serie di comunicati e oltretutto denunce che facciamo nel momento in cui chiaramente ci rendiamo conto che un problema, oltre a essere affrontato tecnicamente, se vogliamo, necessita anche di un intervento proprio propedeutico al fine di evitare che qualcuno si faccia male. Il tema degli appalti, lo ricordavano i colleghi, non è un tema indifferente. Non mi piace, se ti devo dire con estrema franchezza, la condizione, no, dell'ospite a Taranto. Io penso che purtroppo, ecco, siamo diventati ospiti di casa nostra, infatti. E noi dobbiamo cercare di dare ossigeno a quei lavoratori dell'appalto, perché fra l'altro, se facciamo una breve conoscenza, sono quei lavoratori che hanno subito maggiormente, sia in termini di pagamento, sia in termini, lo diceva Peppe, lo diceva prima anche Francesco, in termini anche di perdita di posti di lavoro, in termini di pagamento e quant'altro. E allora io credo che sull'appalto bisogna aprire un tema non indifferente, incontrare, fare incontri dediti per capire effettivamente qual è l'operazione e qual è l'approccio che bisogna chiaramente mettere in campo, perché ripeto, ci sono a Taranto perché si dice che vogliamo cambiare, vogliamo fare, però è anche vero che abbiamo un paese dove spesso si continua a dire che è super tecnologico, che è super specializzato, e poi ci rendiamo conto che siamo affogati dalla burocraticità e che molto probabilmente, come diceva Giuseppe prima, le risorse magari stanno in un angolo e continuano a rimanere in un angolo. Bene, ora un breve intermezzo pubblicitario e poi il rush finale. Bene, ultima parte, rush finale di Polifemo. Allora, ripartiamo da Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto dell'USB. Il rapporto con i soggetti istituzionali, con riferimento appunto alla questione ILVA. Innanzitutto i primi, che sono i parlamentari del territorio, perché le scelte di governo sull'ILVA sono state prese e saranno prese dal governo giallo-verde, targato Movimento 5 Stelle e Lega, e poi ovviamente c'è anche un ruolo forse un po' più all'atere della regione. Io i parlamentari sinceramente non si ha grande traccia né della Labriola e né dei parlamentari, Labriola di Forza Italia, né dei cinque, ho perso, siccome veramente sono poco percepiti sul territorio, non riesco quasi a ricordare se sono cinque o sei, sono cinque e sono pure troppi.
E allora, insomma, il modo di, cioè la necessità di interloquire con chi comunque ci rappresenta a Roma. No, io dico subito che noi siamo in credito di un incontro che tra l'altro abbiamo sollecitato più volte a partire da settembre, anche come segretari nazionali, proprio sull'appalto Ilva, quindi il governo. Attendiamo ancora sta famosa convocazione per diciamo, aprire la discussione e mettere i paletti sulla questione dell'appalto Ilva. Rapporto con le istituzioni. Allora, per i parlamentari, innanzitutto come primo. Per quanto riguarda i parlamentari, io non c'è stato un grandissimo rapporto in questi mesi, ma anche e soprattutto perché credo che loro hanno avuto da fare in quello che fanno giornalmente. Poi Rizzo, c'è anche lì, noi siamo stati, come c'è anche una struttura abbastanza verticistica, per cui devono rifarsi necessariamente alle volontà superiori e non possono aprire bocca. Sotto questo aspetto, io, forse li compiamo. Per quanto mi riguarda, quello che posso dire è che ho ricevuto alcune telefonate alcune settimane fa da esponenti del Movimento 5 Stelle che mi hanno fatto una serie di domande rispetto alla questione amianto. Da lì mi hanno fatto intendere sostanzialmente che in questo famoso decreto Taranto dovrebbe essere contenuto qualcosa sulla questione amianto Ilva. Domande a cui io ho risposto, come dire, mi hanno sollevato la problematica, sollevato alcuni aspetti da chiarire. Quindi quella è l'ultima traccia che abbiamo, come dire, della. E io, partendo da questo, mi accontenterei veramente che fosse vero che c'è questo decreto in piedi e che fosse un decreto pieno di contenuti che potrebbe paradossalmente pure dare nuova linfa a Taranto, non rilanciare, come dire. Ecco, io questo mi aspetto, diciamo, dai nostri parlamentari, dai nostri rappresentanti là in questo momento. Da Emiliano cosa si aspetta? Il presidente, dalla regione, ecco, più che da Emiliano. Il presidente Emiliano ha una posizione, come dire, chiara dall'inizio su Ilva, e poi bisognerebbe interrogarsi. Ora non è più PD, ha le mani più libere, anche di pescare a destra. Anche prima, non lo so, guarda, io non. No, una mia riflessione. Ma è giusto allargare la base. Diciamo che su Ilva la posizione del Presidente è stata abbastanza chiara dall'inizio, quella della ragione, della Regione. Dal punto di vista della salute e della tutela ambientale io non mi sento di dargli torto, anzi il problema c'è e bisogna affrontarlo e superarlo. Io auspico che ci sia veramente un'apertura al dialogo a 360 gradi da parte di tutti i soggetti, perché anche qua, no? Noi abbiamo contestato al governo precedente il fatto che teneva fuori comune e regione dalla trattativa Ilva, al governo Calenda. Però anche qua io non è che ho visto i 5 Stelle, come dire, che hanno tentato di includere, no? Cioè su questioni così grosse, inerenti come la fabbrica Ilva, io mi sarei aspettato un coinvolgimento a 360 gradi, perché qua le discussioni non è che iniziano e finiscono il giorno che tu fai l'accordo, la discussione è una discussione che deve continuare. Perché tra l'altro le istituzioni locali hanno l'obbligo anche di andare a controllare quello che, no, certo, ArcelorMittal dovrebbe fare. Quindi da questo punto di vista io auspico veramente che ci sia da parte del governo centrale un ruolo di coordinamento, okay, vero. Romano, mi pongo questa domanda. Verrà prima Di Maio a Taranto o il Papa? Al di là della battuta, la presenza di Di Maio, e qui torniamo al discorso del rapporto con i soggetti che prendono le decisioni, è importante, perché dopo tutto quei viaggi della speranza a Roma per disegnare il futuro dell'Ilva, ArcelorMittal sì, ArcelorMittal no, il monitoraggio, l'incontro con le associazioni ambientaliste e quant'altro, le varie associazioni, però Taranto ha bisogno di risposte e, piaccia o no, deve essere Di Maio a darle. È stata auspicata, è stata sottolineata. Di Maio ha promesso che sarebbe venuto a Taranto. Il consigliere comunale dei 5 Stelle Nevoli ha dichiarato 2 mesi fa: a breve verrà Di Maio. Sono passati 2 mesi, evidentemente per Nevoli 2 mesi sono nulla in confronto all'eternità. No, io francamente non so quando e se poi arriverà il vicepremier a Taranto. Però ritengo necessario che anche i rappresentanti del territorio del governo
o in tutti i casi i rappresentanti del territorio in Parlamento, sia alla Camera dei Deputati che al Senato, abbiano, come dire, quasi l'obbligo di interfacciarsi e di dare anche delle risposte al territorio. Io auspico, ripeto, una ripresa, in realtà più che ripresa, un inizio di dialogo costruttivo anche con le forze locali, che affiancate anche dalle istituzioni locali, regione ma anche il comune di Taranto, che può dire la sua, possano poi arrivare all'obiettivo finale di dare delle risposte concrete, nel caso nostro ai lavoratori ma anche alla società e ai cittadini di Taranto. Mi piacerebbe, come dire, un auspicio, quello che sto per dire, una sorta di unità di intenti a prescindere dalle bandiere politiche, dai partiti di appartenenza, per raggiungere l'obiettivo di migliorare le condizioni lavorative, economiche e sociali di questa città. Spero che si possa quanto prima raggiungerlo. Allora, Prisciano, su questo tema, la necessità che i nostri rappresentanti istituzionali, in particolare i parlamentari, per certi versi si svincolino, tra virgolette, dai diktat, no? dalle direttive di partito, e diano risposte al territorio, perché poi, diciamoci la verità, con quello che sta succedendo a Roma e col sistema che c'è nella comunicazione dei 5 Stelle, i parlamentari non devono andare oltre, non devono uscire fuori dal seminato, non possono minimamente spostarsi neanche di un millimetro dalle direttive nazionali, altrimenti c'è così la condanna. Per cui voglio dire, ora al di là della battuta, cioè la necessità che chi ci rappresenta, e ci sono 5 deputati, 5 rappresentanti, 5 parlamentari di maggioranza, le risposte si devono avere. Ma risposte concrete, perché così finora sembra una continua campagna elettorale e sembra una continua dichiarazione di intenti, promesse, ma la campagna elettorale è finita, ora si tratta di dare, i 5 Stelle con la Lega governano, ne prendiamo atto e ora ci vogliono le risposte. Ma sinceramente, se dovessi chiudere con una battuta, penso che Taranto merita una serie di risposte. Se da pensiamo, parecchi decenni. Infatti stavo per dirlo, Taranto ha pagato e continua a pagare, sono passati oltre 50 anni. E la paura che io ho sempre avuto, e torno a quello che dicevi prima, è che purtroppo, finita la campagna elettorale, i riflettori si spengono. Vabbè, tanto è stata arrivata l'Europa. Quindi allora, sì, però c'è un problema, certo, però c'è un problema, perché la politica deve dare le serie risposte. Allora, siccome sentivo Rosa D'Amato che parlava di riconversione, di chiusura dell'Ilva, è sicura che l'Ilva chiude e quindi ci dobbiamo già prepararci alla riconversione. Mi sembra come la fine del mondo, no? Quando veniva annunciata. Luigi, io. No, era una mia riflessione ad alta parto, voce. Parto. No, ecco. Parto da un presupposto, no? E mi rifaccio un po' alle cose che dicevi prima. Io penso che la politica, il termine proprio politica, è l'espressione della massima democrazia, ok? Quindi noi possiamo avere delle vedute diverse, però alla fine, se c'è l'interesse veramente della collettività, noi dobbiamo lavorare per far sì che queste risposte arrivino. Io non posso trovarmi in una condizione per la quale qualcuno dice A, io dico A, tu dici B, tu hai ragione, io ho torto. Assolutissimamente no. Perché noi viviamo una situazione per la quale, e lo dicevo prima, sono trascorsi 50 anni, questa è una città che ha dato, continua a dare e ha pagato e continua a pagare. Allora io penso che Taranto ha bisogno ovviamente di una, come ti devo dire, di un interesse diverso. C'è di un veramente di un canale preferenziale proprio, di un cambio, no? Di programma e di come devo dirti, di proprio di voltare pagina. E allora noi spesso assistiamo, noi siamo rappresentanti sindacali, io rappresento i lavoratori, la politica, le istituzioni rappresentano i cittadini.
ok? E noi spesso viviamo in una serie di dichiarazioni che rimangono solo dichiarazioni, cioè rimangono dichiarazioni sui giornali, rimangono dichiarazioni in TV e quant'altro, ma poi alla fine dei conti la vera politica è quella che torna in mezzo alla strada e fa l'interesse del cittadino. Però dico anche una cosa, che purtroppo in questa benedetta, tra virgolette, maledetta città non si riesce a fare sistema, nel senso che in altre realtà del nord c'è un problema, c'è una problematica non ILVA ma similare, forze sindacali, forze imprenditoriali, parlamentari, a prescindere dai colori politici, rappresentanti della regione, fanno unione, fanno rete, fanno sistema. Qui invece ci sono Guelfi e Ghibellini. Ci sono delle divisioni che bisogna sanare se vogliamo il bene. Per non parlare anche dell'associazionismo. Nell'associazionismo, per fare un esempio, no? Perché se no parli sempre di politici, di partiti, di sindacati. No, l'associazionismo è frastagliato. Allora se io metto questa pianta lì, domani mattina arrivi tu, non dici, ma sì, ora voglio dare una mano per farla crescere questa pianta, metterne un'altra. No, ci metto l'acido, perché è preferibile far morire il concorrente piuttosto che creare una cosa insieme. Ma questa è la Taranto delle divisioni. Bene, è il momento così del congedo, dei saluti. Beh, una puntata in cui abbiamo analizzato la situazione ILVA dal punto di vista proprio del sindacato. Avevo anche invitato l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Mino Borracino, però impegni istituzionali a Foggia ne hanno impedito la presenza. Ma in una delle prossime puntate lo voglio avere qui, perché è importante che la Regione dia delle risposte. I parlamentari, ma chissà, forse verrà Papa Francesco qui a Polifemo piuttosto che i nostri parlamentari. Allora ringraziamo Francesco Rizzo, coordinatore provinciale di Taranto di USB, ringraziamo Giuseppe Romano, segretario generale di FIOM CGL, e Dulcis in fundo ringraziamo Biagio Prisciano, che è appunto coordinatore di fabbrica di FIM CISL. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, e anche su Sky, Viva l'Italia Channel, canale 879. È tutto, alla prossima, una buona serata. Polifemo, l'informazione libera della città. Unione sindacale di base, la trovi a Taranto Talsano in piazza Lo Iucco, attività sindacale in tutti i settori, pubblico e privato. CAF, servizi di base, patronato, assistenza previdenziale, consulenza ed assistenza fiscale, assistenza legale. USB c'è, il sindacato dei lavoratori, fatto dai lavoratori.